Per quanto concerne i colori italiani, ci sono delle possibilità concrete con una serie di atleti che sembrano nella loro piena maturità fisica, e mi riferisco principalmente a Colbrelli e a Matteo Trentin, che hanno già dato ottimi, se non splendidi segnali inizio di stagione, entrambi vincendo e convincendo chi più, chi meno, ma entrambi hanno mostrato un buonissimo livello di forma, ed è chiaro che possono guardare a entrambe le corse con delle credenziali notevoli, anche alla luce delle prestazioni offerte in passato. L'anno scorso entrambi erano nel gruppetto che si è poi giocato la corsa che si era selezionato in cima al Kapelmur. Chiaramente poi l'ordine d'arrivo fu diverso perché quando Valgren attaccò, poi gli altri corridori si fermarono, insomma. Subentrò l'aspetto tattico delle classiche che tanto ci è mancato, e allo stesso modo hanno entrambi una top 5 alla Körn Brooks-Elkhorn, quindi sicuramente sono vincitori credibili per entrambe le corse. Per quanto riguarda le start list, sarà importante incastonare le start list sulla differenza di percorso, sulla differenza nell'ipotetico sviluppo delle due competizioni che Giacomo non mancherà di fare più avanti. Andiamo alla Omloop et Nieuwsblad, nel peso della start list dell'Omloop et Nieuwsblad vedremo poi che differenze ci saranno, quali inserimenti, specialmente di sprinter da parte delle squadre, che evidentemente predispongono una lettura della corsa in quel senso per l'appuntamento invece a Kurn di domenica. Vediamo quali sono i nomi più spendibili. E io partirei da chi non c'è, Giacomo, perché qualche nome pesante che manca va ovviamente segnalato, Pochi, ma ci a sono, partire da sì. Peter A Sagan, per il secondo anno non diserta il primo appuntamento fiammingo. partire da Peter Sagan assente, da Gaviria e Kristoff impegnati in questi giorni e Viviani anche impegnati in questi giorni alla UAE Tour, di cui renderemo conto poi settimana prossima di quanto sta accadendo sulle strade emiratine. Credo che si dica così. Comunque, mancano principalmente loro. C'è l'assenza sicuramente di Gianni Moscon, e dell'ultima ora dovrebbe essere anche l'assenza di Søren Krag Andersen, Søren Krag Andersen. che sarebbe stato un nome molto interessante, secondo me, per la corsa, però non ci sarà. Sì, no, sarebbe stato un nome assolutamente interessante. Ci sarà il campione uscente Valgren che si trova in una situazione di squadra molto simile a quella dell'anno scorso. Ti ricordi, noi ancora facevamo le prove, non eravamo usciti col podcast, parlavo dei guastatori Astana. Mi È una ricordo, mi situazione che ricordo. quest'anno può essere replicata, perché l'anno scorso erano lui, Lutsenko e mi sembra Kort Nielsen. Quest'anno si trova con Vermote, che è uno che da queste parti non va male, e poi c'è anche Bossonogen, che dovrebbe essere la ruota veloce. Personaggio in cerca d'autore, se ce n'è uno. Forse era Oscar Gatto, sai, il L'altro, terzo il Astana nel quarto gruppo posto. di testa l'anno Sì. scorso, o forse era il quarto, sì, Sì, vabbè. no, erano tanti comunque, mi ricordo. C'è De Mar. Però tolti questi nomi, gli altri ci sono tutti, Sì, eh. sì, sì. C'è De Mar, c'è Trentino, l'abbiamo detto. Ci sono Van Marke e Stibar, che hanno vinto di recente, Stibar nel gruppo dei Puni, C'è Van Avermaet. c'è Van Avermaet in una squadra che, noi l'abbiamo detto l'anno scorso parlando del mercato, è cambiata molto, ma per quanto riguarda il comparto classico, Giacomo, non mi sembra che si presenti con una linea deficitaria, per così dire. A me non dispiace questa CCC, al netto di tutto, Ma eh. la lineup non è così deprecabile come si poteva pensare a luglio dell'anno scorso, quando era stata annunciata la squadra e moltissimi corridori invece stavano prendendo armi e bagagli e se ne stavano andando dalla allora BMC. In particolare c'è Wisniewski, che ha già fatto molto bene alla Nieuwsblad. È stato arrivato Secondo? secondo Sì. l'anno scorso, giusto? Sì. Secondo nella volata di gruppo dietro a Valgren, appunto. E comunque tutte le squadre, quasi tutte le squadre che si presentano, almeno quelle World Tour e non solo, in realtà, perché comunque Lars Boom è un nome credibile anche ancorché stagionato, diciamo così. Tutte queste squadre si presentano con dei corridori che hanno delle credenziali notevoli, secondo me, per quanto concerne questa corsa. Veramente è difficile trovare una squadra che va per semplice onor di firma.
Un altro che dovrebbe mancare, se non sbaglio, è John Degenkolb. Ah, è dovrebbe vero, manca, mancare anche... sto scorrendo la starting list, manca John Degenkolb e naturalmente tra i corridori delle professional è d'obbligo inserire Nicky Terpstra. Sì. Se non altro per ragioni di E poi ci dobbiamo abituare a segnalare quella che sarà una presenza, che adesso sarà una presenza fissa e che non siamo abituati a segnalare, è quella che sarà un'assenza pesante che non siamo abituati neppure a segnalare come presenza, perché mancherà Van Der Poel, ci sarà invece Wout Van Aert, e stavamo dimenticando questo aspetto, che è un aspetto assolutamente rilevante. Beh, sì, Wout Van Aert doppia la stagione delle classiche, così come aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno su determinati terreni, non alla Newsblad, potrà scontrarsi col suo arcinemico Mathieu Van Der Poel, che nel frattempo è andato a vincere al Tour of Antalya in Turchia, non avendo niente di meglio da fare una volta finita la stagione del ciclocross. Comunque sì, ci sarà Wout Van Aert, ci sarà Wout Van Aert in una compagine World Tour, una compagine che sembra oggettivamente preparata anche per supportarlo in maniera discreta, se non buona. Attenzione agli Sky, che si presentano quasi con un basso profilo, a parte dovranno completare il roster, perché io non ho ancora l'ufficialità su quelli che saranno i 7 uomini Sky. Si presentano con un basso profilo, ma si presentano con un uomo qua che recentemente ha fatto doppietta in A Standard, non sembra avere la gamba di un tempo, ma io di Standard non mi fido mai. Van Barle, che ha dimostrato di stare molto bene inizio anni in Australia, non è tanto inutile farla perché è stucchevole fare un pronostico, ma perché veramente, cioè, veramente, veramente ci sono tutti, salvo le assenze che abbiamo segnalato. Io sai che cosa stavo notando, Giacomo? La presenza di alcuni ardennisti che hanno calendarizzato in modo particolare, probabilmente con un occhio al Fiandre. Sicuramente tra questi spicca il nome di Bob Jungels, che quest'anno ha veramente una calendarizzazione particolare che addirittura pare possa mettere in dubbio le Ardenne. Dovrebbe correre le classiche delle pietre. Sì, con, guarda. Dovrebbe essere molto interessato alle classiche delle pietre. Sarò sincero, apriamo una piccola parentesi, a me l'idea di un Bob Jungels che lascia da parte le ambizioni per i grandi giri e si concentra sul potenziale fenomenale passista che è, non dispiace affatto. Non dispiace affatto, forse è anche oculata la scelta di fare quest'anno questo tipo di esperimento. Quest'anno che è veramente ancora molto caldo quanto ha fatto a Liegi, lui quest'anno dovrà esordire al Giro delle Fiandre, correrà questo fine settimana, sicuramente ci sarà sabato, non so se ci sarà anche domenica, dopodiché andrà alla Parigi-Nizza, e poi tornerà in Belgio per fare Depan, poi farà la corsa Waregem, la Dwars Door Vlaanderen, correrà appunto il Giro delle Fiandre, al termine del quale dovrà assumere delle determinazioni circa la sua partecipazione alle Ardenne. Quindi già quest'anno Jungels cerca di reinvestirsi, non di trovare stimoli nuovi, ma secondo me di vedere dove può spingere quelle capacità tremende di passista che tu hai giustamente sottolineato. Si è visto anche in Colombia con quella sparata all'ultimo chilometro nella tappa in cui ha preso anche la maglia di leader. È stato veramente notevole quello che ha fatto. Discorso interessante che può essere replicato anche per quanto avviene in Bahrain, che la Bahrain ha destato interesse soprattutto per quanto riguarda questi galloni di capitano che sono stati concessi a Colbrelli. Ma la Bahrain si presenta anche con Matej Moric che rientra, è stato oggetto anche di considerazioni fatte nella precedente puntata, rientra anche lui tra i personaggi in cerca d'autore. Soprattutto Moric, il corridore che ancora bisogna capire che tipo di corridore sia. Sarò sincero, cioè secondo me sì, in cerca d'autore, ma la scorsa stagione ha rappresentato per Moric un deciso cambio di passo rispetto a quella che sembrava una carriera che non arrivava a decollare del tutto. E poi, se l'ultimo scontro è stato quello di Garas Bergen del Big Bang Tour, pur con le unghie e con i denti, Moric ne uscì vincitore quella sì, volta. Ma si trattava di conservare del capitale ai fini di una classifica generale, qui invece bisogna andare a tutta, quindi occorre vedere davvero. Io parlo di personaggi in cerca d'autore non perché non sia assolutamente, non perché non sia, diciamo, fiducioso, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere l'anno scorso, che è stato sicuramente un punto di rottura rispetto al passato, però occorre capire proprio tecnicamente dove può arrivare il ragazzo, senza mettere neppure in discussione il potenziale che è enorme. Nella stessa squadra c'è un altro ardennista, che è Dylan Teuns, dovrebbe presentarsi al via anche in queste occasioni, non so se anche lui ha qualche progetto per il Fiandre.
però è un'altra figura appunto che desta interesse, così come desta interesse Valgren, Giacomo, perché vince qua, vince all'Amstel, quindi vince da ardennista, però Valgren è uno, lo ricordavo in precedenza, al Fiandre ha fatto quarto. Un ulteriore ardennista che è al via è Tim Wellens, anche lui con delle scelte di calendario strane, a quanto pare non disputerà la Strade Bianche, sarà in una lotto Soudal che si presenta praticamente al completo, con Tish Benot, con Coquelin, Tish Benot un altro che dopo la fenomenale impresa della Strade Bianche dell'anno scorso aveva veramente, era iniziato nuovamente il countdown e sembrava poter voltare pagina definitivamente anche lui, e anche lui è rimasto con le ali tarpate in un certo senso, no, in realtà è stato autore di una delle più belle azioni di tutta la stagione, dai, siamo sinceri. Ci sono tanti pedalatori anche di una certa età un po' stagionati, quelli che di tanto seguiamo con interesse. Due tra questi, l'hai segnalato tu in precedenza, sono tra professional, sono Niki Terpstra. C'è molta curiosità per vedere Niki Terpstra, non per vedere replicata la grande condizione dell'anno scorso, ma per vedere appunto come potrà capitalizzare il proprio stato di forma in un contesto di squadra diverso. L'altro che ha fatto bene in Spagna, io l'ho notato in un paio di circostanze, è Lars Bom. Lars Bom chiaramente ha avuto una carriera forse al di sotto delle attese, però diciamo che non è mai troppo tardi. E poi c'è il debutto di uno spagnolo atipico, un ragazzino, che è Imanol Erviti, ha 35 anni, noi lo troviamo spesso sia al Fiandre che alla Roubaix. Io lo vedo tra i debuttanti, cioè lui sabato dovrebbe correre a 35 anni per la prima volta in carriera, da spagnolo atipico che ha fatto bene al Fiandre e alla Roubaix, dovrebbe correre la Het Nieuwsblad. Queste sono veramente le curiosità pazzesche, cioè controlli 100 volte per vedere se stai sbagliando, se no è assurdo. Però per quanto concerne gli spagnoli, penso che il corridore che potrebbe avere credenziali migliori è Ivan Garcia Cortina. Ha fatto vedere delle cose interessanti e nella scorsa stagione, anche al Giro delle Fiandre, ma anche all'inizio di questa. Mi pare che in un paio di occasioni sia stato, in un'occasione sicuramente è stato battuto solo da Trentin alla Ruta del Sol. Da Trentin e da Van Poppel, che è rimontato. Ah, Van Poppel, è vero, anche Van Poppel lo sopravanzò. Sì, io terzo. Comunque, start list che cambia un pochino il giorno dopo, qualche corridore più, diciamo così, avvezzo e confidente con le salite e gli strappi fa spazio ai velocisti. Passiamo da un contesto World Tour a un contesto HC, ma in buona sostanza i grossissimi nuclei di squadre sono indicativamente sempre quelli, giusto? Sono indicativamente sempre quelli. Vorrei che tu mi dicessi come cambia a questo punto, per pesare anche, dare un'occhiata anche alla Kurn, che è una corsa che merita attenzione, ma come cambia sostanzialmente anche da un punto di vista del percorso? Cioè, diciamo ai nostri ascoltatori, magari a quelli che conoscono meno il percorso, qual è la grande differenza? Perché gli scenari sono simili, ma gli sviluppi della corsa tendenzialmente sarebbero diversi. Dico tendenzialmente per una riserva che scioglierò in seguito alle tue parole. Allora, gli scenari sono simili perché stiamo organizzando delle corse all'interno di questo piccolo fazzoletto di terra, che sono le cosiddette Ardenne Fiamminghe, che è questa piccola regione dove ci sono questi berg, sono montagne, ma in realtà sono delle piccole colline dove compaiono queste stradine in pavé, insomma, ed è la zona dove si organizzano queste corse. Però i finali delle due gare sono sensibilmente differenti, cioè da una parte, per quanto concerne la Het Nieuwsblad, abbiamo una corsa che finisce con gli ultimi, credo, 40 km o giù di lì, identici a quelli del Giro delle Fiandre versione fino al 2011, quindi con Mur di Gerardsbergen e poi Bosberg nel finale prima dell'arrivo a Ninove o a Merbeke, a seconda di come la si voglia vedere la questione. Invece per quanto concerne la Kurn Bruxelles-Kurn, abbandonata la regione dei berg, dei muri, ci si sposta a nord e in buona sostanza gli ultimi 80 km o giù di lì sono piatti. Questo chiaramente favorisce il rientro da parte delle squadre dei velocisti, e infatti dal punto di vista della start list ci sono molti più corridori veloci, ancora più veloci di quanti non ce ne fossero già alla Het Volk. Vero, soprattutto l'inserimento di queste ruote veloci riguarda quelle che sono due squadre di punta, riferisco in particolare al Team Lotto nel Jumbo, che inserirà Groenewegen, Dylan Groenewegen, che ha già vinto un paio di volte in stagione, si presenta a Kurn
la campione uscente, è la De Kooning, che inserirà Jakobsen. Sarà Jakobsen il velocista deputato a far bene a Kuhn. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le squadre